Tutti sappiamo che Cristoforo Colombo usò tre caravelle per arrivare in America, ma non tutti conosciamo come sia costruita una caravella. Innanzitutto bisogna comprendere la storia delle caravelle. Nel 1300 il termine caravelle veniva usato per le piccole imbarcazioni a remi a vela, adoperate alla pesca o al piccolo traffico costiero nel Mediterraneo occidentale e oltre lo stretto di Gibilterra. L'ottimizzazione delle caravelle, dal punto di vista tecnologico e strutturale per i viaggi oceanici, fu graduale. Infatti, agli inizi del 1400, la caravella si presentava come una nave a scafo rotondo, con popa quadrata e prua arrotondata, ma solo nel 1430 fu utilizzata e migliorata ancora di più dai portoghesi, presumibilmente nei cantieri navali di Lisbona e nella residenza di Capo di Sagres nell'Algarve. Le modifiche delle caravelle hanno interessato innanzitutto le vele. Infatti, la dotazione velica tipica era vele latine, ovvero a forma triangolare, che permetteva una facile manovrabilità e sfruttava al meglio il vento. Erano inoltre montate su due anche tre alberi, dei quali quello maestro si innalzava al centro della nave. Successivamente, nel 1400, le caravelle furono dotate di vele quadrate, che spingevano la nave al massimo della velocità, quando il vento era favorevole, e di due triangolari, che utilizzavano la spinta del vento laterale, meno favorevole, correggendo la direzione della nave, anche grazie al timone di poppa. Sempre nello stesso periodo, lo scafo veniva realizzato secondo la tecnica, tipicamente mediterranea, della costruzione detta a giustapposto, in cui le tavole, che costituivano il fasciame, erano avvicinate l'una all'altra, comento a comento, allineate cioè secondo il loro spessore. La caravella poteva essere fornita di un castello di prua nella parte anteriore e di un cassero a poppa, ovvero nella parte posteriore dell'imbarcazione. In coperta erano trasportate piccole imbarcazioni che servivano ai marinai per raggiungere terra quando la nave non poteva avvicinarsi abbastanza alla riva.